troviamo nelle Langhe, Langhe Roero e Monferrato, patrimonio UNESCO dal 2014, vera e propria eccellenza di territori, sapori e mete turistiche rinomate in tutto il mondo. Come potete vedere, il territorio parla da solo, parla di una bellezza strutturata da vigneti pettinati, colline dolci e un clima meraviglioso che ha permesso anche tutto un indotto enogastronomico di assoluta eccellenza. Partiamo da Bra, capitale barocca, patria del presidio Slow Food che si alterna ogni 2 anni a Fish di Genova. Numeri da capogiro: 500.000 visitatori nel 2017, 535 selezioni di etichette che ovviamente arrivano da tutte le regioni d'Italia, ma anche qualche selezione che arriva da tutto il mondo. A Bra è una festa en plein air dove ci si può sedere nella gran sala a degustare formaggi assaporando qualche selezione di vino. Dal 20 al 23 settembre Bra si trasforma in un grande evento a cielo aperto dove si susseguono manifestazioni, degustazioni e dove si possono incontrare osterie e ristoranti tipici che per l'occasione, come i Muri Vecchi, esibiscono anche un banchetto esterno dove si possono degustare a prezzi modici ottimi piatti di eccellenze locali. Ci spostiamo ad Alba, capitale del tartufo bianco e sede della celebre Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e andiamo a visitare la scuola di enologia che qui dà ospitalità a ragazzi intenzionati a portare avanti aziende di famiglia, a specializzarsi nel settore enogastronomico, una realtà molto interessante che trova sempre più aderenze. Non possiamo non citare l'ultima tappa, Asti, patria della Barbera. Siamo stati a Villa Fontana, ad Agliano, dove abbiamo potuto degustare una selezione di queste celebri etichette. Beh, abbiamo parlato di territorio, di cultura e d'arte, non potevamo mancare la mostra di Monet, che ci ha regalato emozioni inimmaginabili e un angolo veramente sempre più apprezzato di questo territorio, oltre che ovviamente l'immancabile degustazione di eccellenze territoriali.